È un gran piacere avere la nostra rubrica Talenti questa sera Pier Cesare Stagni. Buonasera. Buonasera, benvenuto Pier Grazie, Lisa. Cesare, un'altra grande risorsa per la nostra regione. Parliamo con te di cinematografia, ma non solo. Allora, brevemente, nato all'Aquila, i tuoi studi iniziano nell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine. Già da allievo ti sei distinto particolarmente perché hai curato la regia di numerosi documentari, servizi, filmati, reportage per conto delle reti televisive Rai 1, Rai 3, RaiSat. Insomma, come dire, quando il talento emerge immediatamente, la predisposizione per la cinematografia in questo caso. Critico cinematografico e storico del cinema, esperto nell'analisi e nell'insegnamento della codifica dei linguaggi audiovisivi. Sì, Giusto? Ci giusto. spieghi un po' meglio. Sì, diciamo che le mie docenze spaziano dalla storia del cinema, fatta in maniera non tradizionale. A me piace molto contaminare con la storia sociale d'Italia e delle altre nazioni storicamente interessate dalla cinematografia, ma non solo, contaminare con le altre arti, perché all'inizio del secolo del Novecento Ricciotto Canudo disse che il cinema era la vetta di una piramide che alla base aveva tutte le altre arti, che miracolosamente, combinandosi tra di loro, hanno fatto nascere quest'arte che nel secolo passato, e ancora fortunatamente in questo che abbiamo iniziato da poco, è la commistione artistica più affascinante. Responsabile per la programmazione artistica dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila, La Lanterna Magica, docente di analisi del linguaggio audiovisivo e di storia del cinema presso l'Accademia dell'Immagine dell'Aquila, docente di storia del cinema, storia della fotografia, storia del documentario presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Nazionale di Cinema, che ha sempre sede all'Aquila, nonché docente dell'International Film Academy, Sì. che è a Pescara, l'IFA. Dopo ne parliamo un po' più approfonditamente. Un giovane docente, insomma, tra l'altro sono apprezzatissimo dai giovanissimi allievi. E Grazie. allora, Pier Cesare, come è iniziata questa passione per il cinema? Avevo circa 20 anni e mi sono accorto di avere questa capacità di analizzare in maniera profonda le scene dei film che vedevo. Gli amici vedevano la storia e io invece mi rendevo conto che vedevo i movimenti di macchina, come il taglio delle luci andava a illuminare l'incarnato degli attori, immaginavo la scena successiva ed era anche abbastanza inquietante perché il film non aveva più segreti, e Certo. quindi in questo caso vedi gli errori e anticipi anche la storia. Quindi ovviamente invece di andare al cinema ho cominciato a comprare i film e a studiarmeli da solo perché, e ne ho visti tanti, tanti, tanti. Soprattutto sono appassionato di cinematografia italiana, quindi neorealismo e soprattutto commedia all'italiana. Ho in progetto di realizzare un libro in cui racconto le mie esperienze, i miei incontri con i grandi della commedia all'italiana. Ho avuto la fortuna di conoscerne tanti, da Monicelli di persona ad Ettore Scola, Alberto Sordi, l'ho incontrato a Roma sul set di un suo film, si chiamava Nestore, Ultima Corsa, una trattoria romana da Cesarina, lui stava là a fare la pausa. E io ho tirato il freno a mano di 20 Immagino. metri di frenata, sono sceso, ho parlato con lui, un'oretta, è stato bellissimo. E dai, allora raccontaci qualche altro aneddoto con qualche altro personaggio famoso. Beh, mi viene in mente una nottata simpaticissima al Festival di Venezia con Quentin Tarantino a Terrazza Martini. Ci siamo conosciuti, abbiamo chiacchierato, lui è appassionatissimo di cinema italiano, underground, serie Z, poliziotteschi degli anni 70. Abbiamo chiacchierato per tante ore senza che le guardie del corpo si avvicinassero perché è stato bellissimo, ci siamo fatti anche un po' di cocktail ed è stato simpatico. Un altro aneddoto, in America stavo facendo un viaggio per un sopralluogo e nello Utah ho conosciuto nei luoghi dove John Ford ha girato il più grande western di tutti i tempi, che è Stagecoach, Ombre Rosse in italiano, ho conosciuto il nipote della guida indiana che portava John Ford in questi luoghi meravigliosi, la Monument Valley, dove hanno girato la sequenza di camera car più bella della storia del cinema, che è questa diligenza inseguita dagli indiani al galoppo. Se pensiamo che eravamo negli anni 40 e andiamo a vedere questa scena oggi, ha dell'incredibile come siano Incredibile. riusciti a girarla. È una delle scene più belle del cinema di tutti i tempi. E ho conosciuto questo ragazzo e siamo diventati amici. E chissà quanti altri episodi, insomma, potresti raccontarci, il tempo, insomma, e Fortunatamente ce ne tiranno, sono tanti, sì, perché immagino.
Nel 98 tu dirigi una serie di reportage per Rai 3, nel 99 dirigi una serie di documentari sull'arte italiana per Rai Sat Art, appunto. Sei membro di giuria in numerosi concorsi nazionali di fotografia, in festival cinematografici nazionali e internazionali di lungometraggi, corti, cinema di animazione e documentari. Tra l'altro sei tra i primi in Italia e in Europa ad aver elaborato corsi di ricerca sul linguaggio dei film girati con il telefonino. Sì, spiegaci questa è una cosa particolare. Qualche anno fa ci fu il primo telefonino implementato dalla Nokia, si chiamava N90, oggi è un telefono obsoleto chiaramente. Era un telefono costoso, ma permetteva per la prima volta di fare le riprese trasformandosi in una piccola telecamera con l'impugnatura. Mi rese conto che il linguaggio macchina di quel telefono era interessante, perché le immagini che produceva non erano quelle che in maniera perfetta i telefonini oggi realizzano, erano delle immagini con uno scarto della realtà, erano rallentate e alteravano la luce. Quindi si poteva creare qualcosa di artistico e quindi insegnare ai miei ragazzi a raccontare storie con quel linguaggio macchina. E che tipo di risultati ci sono stati? Abbiamo suscitato l'attenzione di grandi registi, perché ci hanno mandato mail le segretarie di Spike Lee, di Lars von Trier, che sono due grandi sperimentatori. Con un telefono di oggi non sarebbe più interessante. Perché? Perché le immagini sono troppo simili a quelle delle telecamere normali. E quindi non c'è originalità, no, non c'è la novità. C'è interesse quando il ragazzo può lavorare sullo scarto creativo. Chiarissimo, sì. Davvero, Pier Cesare, un curriculum, io sto guardando fittissimo, sto riguardando fittissimo di attività, insomma, di grandi risultati raggiunti, e questa rubrica è un po' stretta, insomma, per raccontare la tua storia, i tuoi progetti, sicuramente ne varrai tantissimi in cantiere, cerchiamo di riassumere. Tra l'altro sei relatore ospite in numerosi convegni e in trasmissioni televisive, hai ideato e condotto numerosi eventi, tra i quali voglio menzionare le 10 edizioni di Cinema e Psichiatria, Omaggio a Folco Quilici, Cinema e Rock, la grande stagione della commedia all'italiana. Questo è il periodo in cui sono stato responsabile artistico dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila. Io ho fatto tante cose molto molto belle. Spesso avevamo la fortuna di poterle fare in un gioiello che era il Cinema Massimo, un cinema in stile Liberty, davvero stupendo. Tra l'altro negli anni 40 lì, in un altro cinema lì vicino, ma poi la prima ci fu lì, Vittorio De Sica scelse Maria Pia Casilio, che da giovane ragazza di Paganica divenne una star del cinema e recitò poi con Alberto Sordi e con Totò. Fu scelta per il ruolo da protagonista di Umberto D, che è uno dei capolavori del cinema del neorealismo italiano. Abruzzo Film Commission. Io ho avuto fortuna di essere consulente quando operava all'Aquila per volere di Gabriele Lucci, e ho dato una mano a Renata De Giorgis, che era la responsabile, e insieme siamo riusciti per esempio a creare i presupposti per portare il film con Clooney. Mi ricordo dei sopralluoghi fatti in giro per l'Abruzzo con la produttrice, insomma anche grazie a noi. Se vuoi ti do anche un altro aneddoto. Grazie all'amicizia di Gabriele Lucci con Jim Morris, che è un grosso personaggio della Pixar in America, che venne all'Aquila a far vedere come si realizzava Jurassic Park, perché lui era il capo della ditta, si chiamava Industrial Light and Magic, e a metà degli anni 90 questa ditta era la numero uno nel mondo per produrre effetti speciali. Questo nostro amico, ogni anno gli mandavamo lo zafferano. Quando si è realizzato il film Ratatouille del Topolino, lui ha subito detto: ma guardate che i miei amici dell'Aquila ci mandano tutti gli anni lo zafferano, e l'hanno inserito nel film, grazie a Gabriele, all'amicizia, l'hanno inserito nella versione americana. Infatti il Topolino dice Italian Safran from Navelli Abruzzo, il migliore del... Io mi chiedo, capisci come un'intuizione del genere quanto costerebbe a livello di pubblicità mondiale? Sì. Un'amicizia ti mette una frase. È stato poco per... Sì, questa è un'altra magia per del cinema. Regione, come no? E poi l'importante collaborazione con Farzan Ospetek. È un momento bello, anche terribile per noi aquilani, perché qualche giorno dopo il terremoto del 2009, Repubblica decise di incaricare 5 grandi registi di girare degli instant movie. Secondo me il più interessante di questi era quello di Ospetek. Ho avuto la fortuna di accompagnarlo per una settimana
nelle tendopoli, in giro, abbiamo incontrato tanta gente. Lui poi decise di dedicare il suo lavoro ad una ragazza aquilana scomparsa durante il terremoto, si chiamava Alessandra Cora, che voleva fare la cantante, ed è venuto fuori un lavoro molto struggente con questa ragazza, con le registrazioni di repertorio di lei in studio, che in maniera molto sognante cantava, immaginava di diventare famosa. Purtroppo il terremoto ce l'ha portata via. E d'altronde, come per tutti noi abruzzesi, un colpo al cuore ogni volta che si ricordano quei momenti relativi all'Aquila. Andiamo avanti per Cesare, è presentato insieme a Sabrina Guzzanti l'anteprima nazionale del film Dracula. Sì. E nel maggio 2013 coproduci e reciti come attore protagonista nel lungometraggio Mancanza Inferno, diretto da Stefano Doardi. Sì, in realtà appartengo ad un'associazione culturale che si chiama Ata Ciudad, che ha partecipato alla produzione del film. Il film nasce da un'amicizia molto bella con il regista Stefano Doardi, che è originario abruzzese ma da tanti anni lavora tra Parigi e Amsterdam. Ci siamo conosciuti sul set di un altro suo film che si chiamava Una ballata bianca, e è nata l'idea negli anni di girare qualcosa, ma non sfruttando i luoghi del terremoto, ma ambientandovi una storia pura sull'inferno, sul dramma di chi si sveglia la mattina e si trova in un inferno moderno. Abbiamo selezionato insieme 20 attori non protagonisti, tra i quali Stefano ha voluto anche il sottoscritto, e è nata questa storia particolarissima con un'attrice protagonista che si chiama Angélique Cavallari, bravissima, italo-francese. Era una storia girata nei luoghi della zona rossa dell'Aquila. E una piccola produzione che però ha avuto grande successo. Il film è stato selezionato per partecipare al Rotterdam Film Festival e poi sta girando il mondo. I nostri complimenti per Cesare. Insomma, tu riesci, grazie al tuo riconosciuto talento, a lavorare fuori con nomi appunto che abbiamo citato, importantissimi, ma continui ad investire anche in Abruzzo, sia con le docenze che appunto con i lavori di cui in parte abbiamo parlato. Allora ti chiedo, come si può oggi continuare, come si riesce a lavorare in Abruzzo, a portare avanti una passione, un lavoro come il tuo? Beh, appunto con molta passione, perché io ritengo che l'Abruzzo sia una sorgente inesauribile di giovani talenti. È bellissimo insegnare nelle scuole abruzzesi, sono quelle che mi danno più soddisfazione. A Pescara, all'International Film Academy, ci sono i ragazzi che si siedono anche per terra, vengono da tutte le parti d'Italia, è bellissimo, perché facciamo proprio dei laboratori creativi molto, molto particolari. Mi rendo conto che il momento storico a livello economico non è dei migliori, ma proprio per quello il cinema e oggi la tecnologia è venuta incontro, perché con delle macchine fotografiche reflex da poche centinaia di euro si può arrivare a una qualità che può andare anche nel grande schermo. Tu sei anche un musicista autodidatta e dal 2011 tra l'altro dipingi, questa è una cosa che ho letto interessantissima, stai portando avanti con particolare attenzione una ricerca sulla presenza dei linguaggi del tardo impressionismo nella pittura moderna con contaminazione della luce cinematografica. Qui veramente si aprirebbe un altro capitolo che magari sì, Rimandiamo ad un secondo appuntamento. Io davvero ti ringrazio per la tua partecipazione. Grazie, un grande in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri. Però vorrei chiudere proprio con te, Pier Cesare, un messaggio ai giovani, in parte lo hai appena lanciato, ecco, giovani che hanno questa passione e che si immettono in questo mondo. Allora, leggete tanto, non precludetevi i sogni, sia quelli legati al lavoro, sia quelli proprio che fanno parte del vostro essere interiore. Appunto, leggere, guardate, fotografate, impegnatevi con l'arte a tutto tondo, anche con piccoli mezzi, fotografate, cercate di prendere l'esempio del cinema e dell'arte come chiave per la vita.